piccole e medie imprese che non dispongono di grandi capitali, imprenditori sempre più al tracollo e banche che non finanziano l'avvio di nuove attività. Per rispondere a una domanda di credito crescente è stata organizzata presso la Biblioteca Casanatense di Roma una tavola rotonda per affrontare l'argomento. Ad organizzare l'incontro Confidi Lazio, uno dei consorzi di garanzia che assiste da sempre le PMI, spesso rigettate dal sistema bancario con una mera funzione algebrica, solo perché non rientrano in parametri economici del Fondo Centrale di Garanzia. Siamo qui oggi per i 40 anni del Confidi Lazio. Ci siamo voluti porre la domanda di quale sarà il futuro del credito. La domanda di credito cresce dai dati di Banca d'Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa domanda di credito. Lo faremo facendo squadra, facendo rete, insieme ad altri confidi. Grande obiettivo per i prossimi mesi la collaborazione tra più consorzi per presentare in maniera solida le piccole imprese alle istituzioni bancarie. Gli imprenditori uniti chiederanno finanziamenti e il loro accesso al credito sarà facilitato dal sostegno delle pubbliche amministrazioni. Il credito è per le imprese come il sangue per le persone. Diventa difficile sviluppare un'economia moderna senza combinare le risorse dell'imprenditore con le risorse delle banche. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, solo l'anno scorso Confidi Lazio ha rilasciato alle imprese circa 850 milioni di euro, risorse investite nei settori dell'agricoltura, dell'industria, delle costruzioni e dei servizi. In arrivo ulteriori finanziamenti anche dalla Regione. La Regione farà anche la sua parte, mettendo una cospicua somma, 80 milioni, per il consolidamento complessivo del sistema produttivo laziale.